Sì, allora insieme a Panathlon, coorganizzatore era la Cross, che non è lo sport, la Cross, ma è l'associazione cronisti storia dello sport. Praticamente il nostro Enzo Pennone, che è stato il relatore del convegno, è il tesoriere, e Andrea Bienati è il presidente della Cross. Io sono consigliere, e l'obiettivo è di portare la cultura sportiva in mezzo al popolo, alla gente. Quindi ci sono già la Società Italiana di Storia dello Sport, che si occupa della promozione, ma è un po' più per addetti ai lavori, quindi devi avere certi titoli culturali. Il nostro obiettivo invece è di prendere anche articoli come sono quelli di Gianni Brera e portare, divulgare e ricordare. E mio padre era un giornalista che amava moltissimo andare in mezzo alla gente e si è occupato per la Gazzetta dello Sport di sport olimpici, in particolare aveva cominciato con l'atletica leggera e lo sci di fondo, lo sci e l'alpinismo, e poi è passato a seguire il basket, era caporedattore del basket. E amava tantissimo i giovani e questo Enzo Pennone ha pensato di dedicargli questa associazione, la Cross. E allora ogni anno noi cerchiamo di dare il premio a ricordo di mio padre a delle iniziative che sono, ci commuovono, anche comunque ci portano la storia dello sport in mezzo alla gente. E avevamo iniziato col primo premio a Ondina Valla, Oltre ogni ostacolo, che è un'opera teatrale sulla famosa campionessa che nel 1936 ha vinto le Olimpiadi, e c'è tutta la storia poi delle donne. E poi l'anno scorso c'è stato quest'opera teatrale che avevamo sviluppato in un convegno con l'Inter su Arpad Weiss, la storia di questo allenatore, calciatore prima, che poi è stato deportato ad Auschwitz. E quest'anno è la prima volta che il premio viene attribuito al libro K2, è una storia di una montagna impossibile di Alessandro Boscarino, e ci è sembrato intanto una novità anche editoriale, perché ha una forma completamente diversa. Il fatto che sia un premio dedicato a mio padre sulla montagna, mio padre è morto in montagna facendo sci di fondo e amava moltissimo la montagna, ci è sembrato assolutamente positiva come decisione, e ogni anno decideremo in merito. Allora, io non nasco come autore di libri, sono un grafico, quindi diciamo che il libro ha fatto un processo strano rispetto ai libri normali, quindi prima ho pensato alla grafica, ai disegni, alle illustrazioni, e poi è venuta la storia come collante a mettere tutto insieme. È un libro che è scaturito un po' da solo, perché mi è presa questa passione per la storia dell'alpinismo e ho voluto trasformarla in qualcosa che sapessi, qualcosa che mi appartiene, quindi il design grafico, che è il mio mestiere, ma anche un mezzo di espressione che uso. È un libro che mi ha tenuto impegnato per tanti anni, perché ovviamente doveva essere affiancato alle mie attività lavorative di tutti i giorni, ma che è stata la mia soddisfazione professionale più grande, perché è stata un'idea che è venuta a me, che ho portato avanti io, in cui ho coinvolto tante persone, che poi ha preso vita, ho trovato anche un bel editore e mi ha portato fino a essere qua oggi, quindi insomma una bella soddisfazione. Adesso non definirei esattamente l'alpinismo uno sport, più che altro un'attività, però il fair play in quel caso viene portato a dei limiti estremi, perché si crea una fratellanza quasi da esercito, quasi da persone che convivono per mesi e si salvano la vita a vicenda e si fidano l'uno dell'altro in situazioni estreme. Quindi penso che la connessione sia quella, in sostanza, fra questo tipo di riconoscimento e quello che è l'attività in montagna, sia di questi esploratori alpinisti, ma anche quella che può essere quella di tutti i giorni. La montagna è un luogo che porta comunque le sensazioni ad acuirsi e anche i legami a essere più forti. Quindi possiamo dire che i valori che il Panathlon promuove nello sport
possono essere promossi anche tramite questo premio quelle che sono le esperienze come quelle della montagna che legano delle persone. Ma indubbiamente io lavoro in campo educativo, mi occupo dello sport scolastico in tutta la Lombardia, della promozione tramite i campionati studenteschi e altre attività. Io credo che avvicinare i giovani alla montagna anche tramite iniziative vostre secondo me una salvezza, e la promozione del fair play delle persone che comunque vivono la montagna in un certo modo ti porta a scandalizzarti quando purtroppo è successo 15 giorni fa che in un rifugio alpino qualcuno si sia sbizzarrito a fare i writer, a fare dei pasticci sopra il rifugio alpino. Non era mai successo, questo è successo in Val Camonica, e scandalizzati tutti hanno detto sopra i 2500 metri di solito il rispetto per quella che può essere anche la salvezza di qualcuno, perché nel mezzo a una tormenta un rifugio è sempre una salvezza, non è mai venuto a mancare. Quindi io credo che ci sarà tanto da lavorare in questo senso. Molti giovani, noi ci siamo accorti appunto promuovendo manifestazioni, non hanno mai messo un piede su un prato di montagna, per cui hanno l'ansia perché il terreno non è di cemento, e io credo che di lavoro ce ne sia tantissimo da fare. Spero che tutti si riuniscano, perché anche le guardie forestali sarebbero un aiuto molto importante con i giovani, e invece so che c'è stato anche un taglio delle guardie forestali. Credo che il nostro paese, con la montagna, con i disastri che ci sono stati l'anno scorso a ottobre, abbia bisogno un po' che si cerchi di lavorare tutti insieme per aiutare anche le popolazioni che a volte veramente fanno fatica a sopravvivere, perché non tutti hanno la regione che li aiuta, come in Trentino che li aiuti, in Alto Adige, in Lombardia per esempio i pastori fanno veramente molta fatica. Io credo si possa fare molto con i giovani.